decrepita in un'azienda sana e di potenziale successo. Di come è possibile farlo con la determinazione, la professionalità e l'orgoglio di tutti i suoi dipendenti che si sono messi in gioco nonostante i contrasti e le difficoltà degli ultimi 4 anni. Di come è possibile disconnettersi dal devastante sistema assistenzialistico del passato, con le cui forti logiche speculative hanno abusato e creato problemi enormi alle nostre aziende e alla nostra nazione, per passare poi a un sistema premiante e competitivo. Di come è possibile ribaltare la sfiducia dei clienti, delle persone, di coloro che ci sono intorno, in credibilità e autorevolezza. Di come è possibile che un grande gruppo come Hitachi abbia creduto talmente in noi che ci ha acquistati al 100% e poche settimane dopo l'acquisizione ha assegnato a questa azienda un contratto importantissimo per il West of England e alcune settimane dopo il nostro cliente inglese ha impiegato 2 ore nel visitare questa azienda e per accettare questa grande sfida che ci porterà nel mondo ancora una volta. Il nostro passato disastroso è ora un presente che si chiama ETR 1000, che si chiama Vivalto, che si chiama Metro Copenaghen, Metro Miami, Metro Roma, Metro Taipei, Metro Honolulu, e il nostro futuro che si chiama Caravaggio, e forse anche altre opportunità enormi, e che è sempre basato sull'orgoglio, la capacità delle nostre persone di dare un servizio oltre che un sistema all'azienda di trasporto che è fondamentale per il futuro non solo dell'azienda ma anche del paese. E lo faremo con un ruolo da protagonisti come abbiamo fatto fino adesso negli ultimi anni e lo faremo sempre con maggiore determinazione e convinzione di quello che facciamo. Oggi inauguriamo questa sala prove che ci consentirà di essere ancora più puntuali e performanti, aumenterà la nostra capacità di delivery. E lo facciamo alla presenza dei nostri 3 pilastri fondamentali che supportano il nostro piano industriale, cioè il governo, il nostro cliente rappresentata da Trenitalia, la dottoressa Barbara Lorgante, e ovviamente da parte del nostro azionista Alistair Dormer. Benvenuti a tutti, buona giornata. Grazie. Barbara. Buongiorno, signor Presidente del Consiglio, autorità, signore e signori tutti. Io sono una testimonianza, non conoscevo il discorso che avrebbe fatto l'ingegner Martellotto e mi ha evocato un'esperienza che è comune, se volete, un'azienda che anche quella Ferrovie dello Stato Italiano anni fa era un'azienda decotta. L'abbiamo risanata e grazie a questo possiamo anche noi essere motore e spinta per l'industria, sia del nostro paese che straniera, ma preferiamo che ci sia una vicinanza, quasi una partnership. Quindi noi siamo da stimolo per le aziende con le quali collaboriamo, lo abbiamo fatto per l'ETR 1000, è stata un'operazione assolutamente di successo, molti di voi lo hanno sicuramente già provato perché è in servizio, gli ultimi elettrotreni verranno consegnati entro gli inizi dell'anno prossimo, lo abbiamo fatto con il Caravaggio. Se l'azienda è sana, se l'azienda sa esprimere innovazione, se l'azienda ha nuove idee, ha l'attenzione al cliente, riesce a tradurle in richieste per l'industria, e devo dire che queste richieste sono state colte dai Taci, al tempo con le TR 1000 come ansaldo, oggi con il Caravaggio. Abbiamo voluto un treno assolutamente performante, comodo, elegante, che esprimesse anche il design italiano. Lo vogliamo per tanti pendolari che oggi ancora si lamentano, ai quali vogliamo innalzare il livello di qualità perché ci sia una mobilità nel nostro paese assolutamente confortevole, soprattutto con i mezzi pubblici. Questa è la nostra sfida. Riteniamo di vincerla come abbiamo vinto tante altre sfide nel recente passato
e contiamo di vincerla grazie a questo prodotto con il quale Hitachi si è presentata alla gara, che abbiamo scelto in un concorso assolutamente trasparente e competitivo. Non a caso una gara di quelle dimensioni non ha avuto neanche un ricorso, e noi sappiamo che in Italia i ricorsi alle gare sono un esercizio molto comune e diffuso. Ovviamente staremo dietro all'azienda, accompagnandola da una parte ma pretendendo dall'altra. Questo quindi è anche, come dire, un monito, se volete, ma contiamo insieme di veramente avere successo, soprattutto per quanti se lo meritano, i nostri passeggeri. Grazie. Tocca a me adesso dare la parola a Alistair, che è il CEO di Hitachi Rail Mondo e anche in rappresentanza della corporate Hitachi. Grazie. Prime Minister Renzi, Barbara, honoured guests and Hitachi colleagues, it is a real great honour for me today to speak to you here in Pistoia. È un grande onore per me parlare a voi oggi a Pistoia, Primo Ministro, autorità, tutti quanti presenti. It is almost one year ago that the name of Hitachi rose above this factory here today. È passato un anno da quando il nome di Hitachi è diventato il marchio di questa azienda. And I think we've wasted no time in the transformation of the company, and this investment here in the new test facility is a symbol of the faith and investment that Hitachi has in all of you here today. Non abbiamo perso tempo nel rinnovare questa azienda, e l'inaugurazione di questo, l'investimento che abbiamo fatto in questa test, in questa area di prove, è naturalmente la testimonianza di questo nostro impegno. And we want to be the best. We want to be a world leader in train manufacturing. Noi vogliamo essere i migliori, vogliamo essere leader nella produzione dei treni. And I am very grateful to Trenitalia for the faith that you have shown in us in awarding us the contract for the Caravaggio train. E io sono molto grato a Trenitalia della fiducia che ci ha dimostrato affidandoci questo contratto per la produzione del treno Caravaggio. And this is a very important train for all of us, and we are excited with the challenge, and we look forward to building an extremely high quality train for the future. È un treno molto importante per noi, e siamo veramente felici all'idea di poter costruire questo treno, che sarà il treno assolutamente a livello eccellente tecnologicamente. Now Hitachi believed in the workers of Hitachi Rail Italy over the transformation that we have made over the last 3 years. Hitachi crede nei lavoratori di Hitachi Rail Italy, crede nella trasformazione che è stata realizzata negli ultimi anni. And you are confirming that faith in this first year of operation. E lei conferma, voi confermate la fede, la fiducia in questa trasformazione che è stata realizzata. And I believe in the potential of all of you, and I believe that all of us working together can make a huge contribution to the success of this company in the future. Io credo nel vostro potenziale e nel fatto che lavorando tutti insieme potremo realizzare grandi cose nell'industria. So we start with the regional trains for Trenitalia, for the trains for the United Kingdom, and we will continue to grow for a joint successful future together.
Così iniziamo con il treno Caravaggio per Trenitalia e proseguiamo con il West of England e continueremo ancora a lavorare insieme per altri progetti. Thank you very much. Matteo, can I call you Matteo? Thank you. Grazie mille, buongiorno a tutti, scusate il ritardo. Certo che mi può chiamare Matteo, io la chiamo Ali a questo punto. Mr. Dormer, dia Ali. Dottoressa Morganti, ingegnere Manfellotto, sindaco, autorità, lavoratrici e lavoratori di questa azienda. Intanto scusate il ritardo sia per i vari appuntamenti che sono saltati, sia per il leggero ritardo di stamattina e anche per un po' di fretta. Stiamo partendo per un'importante missione negli Stati Uniti, dove domani il presidente Obama chiuderà le sue visite di Stato e ha scelto come ultimo state dinner, come ultima cena di Stato, di dedicarla all'Italia, non al governo, non a me, all'Italia, ed è una cosa credo bella che ci faccia onore e piacere. In realtà ci sono molte suggestioni e molti argomenti, io cerco di essere il più breve possibile e andare nel merito della sostanza. Questa è una realtà straordinaria e eccezionale, noi lo sappiamo. E lo voglio dire alle lavoratrici e ai lavoratori, partire da loro. Parliamoci chiaro, c'è anche tanta inquietudine, paura, preoccupazione, avete vissuto anni di grande difficoltà. La Breda non sapeva se aveva un futuro o no. E con qualcuno di noi, di voi probabilmente abbiamo più o meno la stessa età, magari vediamo la giacca, il ruolo, la cravatta, magari si è giocato a pallone contro in qualche torneo giovanile. Sappiamo quali sono i valori veri, se uno ha la preoccupazione del futuro poi non dorme la notte, se uno non sa se l'azienda va avanti o no. E però contemporaneamente l'idea di cambiare azionista avrà creato in molti di voi preoccupazione, l'idea di non essere più italiani. Non voglio farvi chiacchiere, raccontarvi storie, dirvi chissà che cosa, voglio dirvi che a Firenze, vi parlo da ex sindaco, non da presidente del consiglio, quando è accaduta una cosa analoga al Pignone, alla nuova Pignone, in tanti lavoratori c'era la preoccupazione, c'era l'inquietudine. Nel giro di 20 anni, poco di più, possiamo dire che è stata un'operazione win-win. Il proprietario straniero, in quel caso americano, grande proprietario mondiale, grande soggetto mondiale, ha investito ed è ritornato nel suo investimento. E oggi ci sono 7 volte i lavoratori che c'erano nei primi anni 90 a lavorare a G, nuovo G Oil and Gas, nuovo Pignone. Io mi auguro che con Hitachi si possa fare la stessa cosa. Hitachi è una grande azienda mondiale, è un grande brand internazionale. L'amicizia tra l'Italia e il Giappone è un'amicizia storica, ma stiamo parlando di un'azienda innanzitutto, che è un'azienda internazionale e multinazionale. Questa azienda ha dimostrato di credere in voi. Quello che ci è stato detto in queste ore, in questi giorni, in queste settimane è che la reazione di tutti i lavoratori, non solo Pistoia, fatemi citare anche Napoli e Reggio Calabria, perché Reggio Calabria sarebbe dovuta essere una realtà doveva chiudere in teoria. 2 anni fa, quando siamo arrivati, lo sa Manfellotto, lo sanno tutti, Reggio Calabria doveva essere quella da mettere da parte. E in realtà la reazione dei proprietari e delle persone del vostro management è una reazione di soddisfazione per ciò che si sta facendo. Dunque vorrei darvi non un generico impegno, una promessa, ci siamo tirati sulle maniche e qui si parte sul serio. Perché questa azienda è un'azienda che ha un futuro, non ha soltanto 150 anni di storia del passato. Mi perdonerete se per primo ho rivolto il messaggio alle lavoratrici e ai lavoratori di questa realtà, perché loro sanno perfettamente che facendo le cose sul serio qui c'è un futuro. Il Vivalto è lì e lo conosciamo, questi sono 300 treni su cui, come ha detto la dottoressa Morgante, come l'amministratore delegato Mazzoncini ha più volte detto, il mondo, la famiglia FS, il mondo Trenitalia crede moltissimo,
Il contratto ne prevede 300, ma se non vado errato c'è lo spazio per arrivare fino al 20% in più, quindi fino a 3,60. Questo significa che c'è una possibilità di lavoro importantissima su questo settore. E qui mi permetterete di parlare anche agli italiani che ci seguono da casa. Noi abbiamo bisogno di lavorare, siamo entusiasti, orgogliosi della Freccia Rossa. Noi siamo convinti che l'alta velocità italiana sia la migliore del mondo, non ce ne vogliano i nostri amici giapponesi, ma secondo me siamo superiori anche allo Shinkansen e siamo superiori anche alle realtà del TGV. Noi siamo convinti comunque, come ha detto Ali, che vogliamo essere i migliori, the best around the world. Però quello che è fondamentale è dire che accanto all'investimento sulla Freccia Rossa bisogna anche lavorare sui treni pendolari, perché non è possibile che ci sia una serie A e una serie B. E da questo punto di vista il Caravaggio, come anche il Vivalto, per carità di Dio, sono un elemento di profonda innovazione, soprattutto il Caravaggio. Ed è fondamentale che questo tipo di investimento, che per lo Stato italiano, o meglio, per FS, vale alla fine oltre 4 miliardi di euro nella sua compiutezza, nella sua complessità, possa andare a dire a che cosa? Che chi viaggia su un treno locale in Italia possa stare su un treno comodo, di qualità, di livello. Sempre di più sarà così. Bene la Freccia Rossa, bene le TR1000, bene performare, bene arrivare a 3,60, anzi ci siamo già, 3,60 all'ora. Bene essere i più forti del mondo su questo, giocarsela con il Giappone e con la Francia, ma abbiamo bisogno anche di treni per i pendolari. E voglio dire su questo, caro Ali e cari tutti voi, che l'Italia in questi ultimi anni ha scelto di investire sul trasporto in modo più organico del passato. Che cosa voglio dirvi? Voglio dirvi che l'Italia è un mercato potenziale interessantissimo. Intanto noi abbiamo, e mi vergogno un po' a dirlo, meno chilometri di metropolitane con tutte le città italiane di Madrid. Cioè, mi spiego, se noi ci mettiamo tutte le metropolitane italiane, non è che fanno meno chilometri di Londra, di New York o di Parigi, di Madrid. Cioè, io non so nulla contro Madrid, vorrei essere chiaro, ma capite che stiamo parlando di numeri davvero negativi, ma questo è un fatto positivo per voi, perché noi intendiamo investire molti dei denari su cui stiamo firmando accordi con le regioni, i comuni, di tutti i colori, destra, sinistra, sopra, sotto, quando si parla dell'Italia non c'è discussione, poi quando c'è l'elezione è un'altra storia, ma quando si parla dell'Italia noi si sta firmando i contratti con tutti. Abbiamo approvato qualche giorno fa i piani delle città di tutti, Roma, Torino, Milano, Milano era in questa logica, vabbè, Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, tutti i colori politici, tutte le amministrazioni hanno avuto approvato il loro progetto sulle periferie. Il punto chiave è che abbiamo uno spazio di azione sulle metropolitane e il trasporto pubblico che è straordinario. Dunque c'è un grande potenziale dell'Italia come mercato per voi. E contemporaneamente c'è ancora l'alta velocità che va proseguita. Oggi il ministro Del Rio non è con noi perché assieme al ingegner Mazzoncini a Brescia apriremo l'alta velocità a Brescia, o meglio il nuovo passaggio, il 10 dicembre. Si fa apposta dopo il referendum per non avere polemiche, dopo. Ma è fondamentale che poi si vada avanti verso Venezia e contemporaneamente si vada al sud sull'alta velocità. Quindi bene i treni locali, ma bene anche che questi treni dell'alta velocità abbiano la possibilità di arrivare ovunque. Quindi non è giusto che ci si fermi a Salerno, da Napoli si va a Bari, Lecce e poi in prospettiva, lo sapete, verso la Sicilia. Tutto questo per dire che cosa? Per dire che tenere insieme il locale con l'alta velocità è possibile e doveroso. Voglio dire agli amministratori locali, ai parlamentari di questo territorio, che Pistoia non è soltanto il passato. Questo è il punto chiave della presenza qui del governo oggi, degli investimenti ITACI, degli impegni di FS. Pistoia è la capitale dello sviluppo di questo tipo di investimenti.
è la capitale anche della cultura italiana nel prossimo anno e saremo orgogliosi di lavorare in questa direzione, lo dico alla città, lavoreremo con grande convinzione e con grande determinazione in questa direzione, ma per i prossimi anni noi possiamo garantire che con questa soluzione che è stata trovata, anche con tutti i problemi aperti, comunque si va nella direzione di continuare gli investimenti e di aumentarli e quindi quella inquietudine da cui sono partito deve essere, non dico cancellata, ma tenuta in giusta considerazione. Naturalmente devo, prima di chiudere, ho ulteriori due elementi. Il primo è dire che la questione amianto del passato non l'abbiamo dimenticata. Il secondo è dire che la questione, ci tenevo a dirlo, è una questione complessa, sappiamo tu, quindi ci lavoriamo nelle forme e nelle modalità che sapete. Il secondo però è anche chiedere una mano alle lavoratrici e ai lavoratori. Ritorno proprio lì, a Firenze. Quando sono diventato sindaco, il capo di quell'azienda che si era presa Pignone mi disse: sa cos'è che le invidio? Io risposi, non potendogli dire la fiorentina, risposi il cibo, la cultura, l'americano, i musei, gli Uffizi, il David. Dice, no. Io invidio la qualità dei vostri ingegneri e dei vostri lavoratori. Vorrei che anche ai nostri amici giapponesi e mondiali di tutto il mondo, a partire dagli inglesi che sono qua, potessimo dimostrare che la cosa di cui andare più fieri, anche in Toscana, dove pure la qualità del cibo, dei musei, della cultura, del vino, il calcio, siamo sempre lì, ma siamo a alto livello, io vorrei che potessimo dimostrare, come già avete iniziato a fare, che la qualità del vostro lavoro è quella che fa la differenza. E quindi da questo punto di vista il mio primo pensiero è esattamente a questo. In Italia non siamo quelli che fanno due panini e da mangiare per chi viene a vedere la bellezza delle nostre opere d'arte. Noi siamo quelli che fanno cose che nel mondo vogliono essere le migliori. Non buone, le migliori. E questo è il senso profondo dell'impegno che l'Italia sta mettendo in questa fase. Noi abbiamo approvato una legge di bilancio sabato, una legge di bilancio che permette alle aziende di investire in particolar modo in competitività e crescita, la 4.0, l'industria 4.0 vede finalmente dei denari pronti ad essere spesi, ci sono gli spazi per tutti per poter finalmente tornare a investire se gli imprenditori anziché metterseli in tasca mettono i soldi nell'azienda, ci sono incentivi reali, ma c'è bisogno di un paese che torna a credere al futuro. 300 o 360 Caravaggio, il continuo investimento, la nuova sede, la nuova area per formare meglio, come ci ha spiegato Manfellotto, il treno di alta velocità, tutto quello che stiamo cercando di fare va nella direzione di dire che l'Italia non è soltanto un passato, ma è anche e soprattutto il futuro. Vi auguro di poterlo vivere a testa alta come noi toscani sappiamo fare e vi auguro di viverlo con la consapevolezza che il tempo della paura è finito, c'è un progetto, c'è un investimento, c'è da lavorare duro, ma quello non ci ha mai fatto paura. Viva Pistoia, viva l'Itaci, viva la Breda, viva l'Italia!